Eccoci qua ragazzi, salve. Allora, stiamo andando avanti con la partita. Eccoci qua con i Space Marines, Ultramarines. Vediamo come si evolve qua perché io non mi ricordo ora bene Attenzione, quanti capitoli erano. Perché considerate che noi siamo già al quarto capitolo. E malapena mi ricordo qualcosa. caporale Antioch, siamo in posizione. Bene, capitano. Sto mandando su l'ascensore. Che è là? Volevo vedere se c'era qualcosa in zona prima di arrivare giù. Accesso consentito. Autorizzazione a starte sultra. Che mi hai dato? Sì, ok. Orchi, un'orda intera. Antioch, ferma l'ascensore. Arrivano degli orchi. Colpite quei razzi. Minchia, che danni questo. La soddisfazione di come picchiare gli altri. Il problema è che ti sto venendo a prenderti, infatti. Idiota. Ok, morite. Grazie. Ti voglio menare, chi ha detto? Madonna, che casino. Sì, comunque il mio PC sicuramente non reggerà il confronto. Madonna, il corpo a corpo quanto è divertente. Madonna, li ho fatti fuori tutti quanti. Non sto facendo una strage, di peggio. Meno male che ho usato la furia nel momento giusto. Caporale Antioch. Sì, signore. Abbiamo saputo che nel Manufactorum è presente un inquisitore. Sì, Lord Drogan. Non lo vediamo da parecchi giorni. Oddio, c'è un altro lì. La flotta di liberazione è arrivata, signore. La flotta è ancora in viaggio, caporale. Gli ultramarine sono qui in avanscoperta per fiaccare il nemico e proteggere gli obiettivi essenziali. Capisco. Ma lo stabilimento e i titani al suo interno sono al sicuro? Le assicuro, signore, che nessun orco è riuscito a superare questa porta. Contattate il tenente Mira. La sua unità sta allestendo un presidio nel complesso abitativo Andris. Ora i vostri mezzi di supporto possono atterrare in sicurezza. E il gruppo del colonnello? Non sono sopravvissuti. Molto bello. Mi piace. Questa parte me l'ero dimenticata che c'erano loro. Quindi Ci tutti i siamo, signore. superstiti. Grazie, caporale. Sei stato bravo, caporale. Guardia, tieni pulita la bocca da fuoco. In che senso? Figata.
Mi sono sempre piaciuti questi equipaggi, questi soldati. Oh, lol, Madonna, camminare è difficile. Ok, guarda che bello. Cioè, ragazzi, dai, guarda che bello. Il paesaggio è bellissimo. Finalmente un luogo non imbrattato dagli orchi. Per ora. Temo che non se ne andrebbero nemmeno se li schiacciassimo sotto quel cannone. Già, dobbiamo trovare questo inquisitore e il titano Invictus. È bellissimo comunque, ragazzi. Un gioco da PS3, eh? Parliamone, era della PS3 sto gioco. Graficamente rende molto. Rassicurante, le torrette a vista, mo le ho notate. Venite qui. Vediamo questo inquisitore. Io non me lo ricordo molto l'inquisitore. L'ho giocato dopo tanto tempo, non mi ricordo tutto. Mi ricordo la trama, mi ricordo quello che era successo, ma se devo essere onesto non mi ricordo a malapena molto. Allora, io spero che la voce si senta, ho alzato un pochettino rispetto a prima, vero? Vedete il fatto che il gioco fa molti urla, schiamazzi, splatter, violenza, quindi. Il titano Invictus sembra integro per ora. Sembra inutilizzato, vorrei dire. Questa invasione non è abbastanza grave per usare i titani? Servono centinaia di uomini per gestire un titano, sergente. Se non ci sono, non si muove. È bellissimo. Poi viene usato nel giochi nel gioco di Dawn of War 3. Per la prima volta, che se devo il tra nel trailer, nella intro lo usi, è qualcosa di mastodontico. Molto bello. Che poi viene riutilizzato in uno dei trailer che affronta gli Eldar. Madonna, tanta bella roba. Dove dobbiamo andare? Di là. Ok, voglio vedere se c'è qualcosa qui prima. No, non vedo niente. Posso andare? Scusate, un momento di sbadiglio. Capitano, stazione divinatoria. Posso cercare segni di vita dell'inquisitore? Accesso autorizzato. Là, un umano da solo. Identità confermata. Drogan, Ordo Xenos. È in quest'ala del manufactorum. Rilevo tracce aliene nello stabilimento. E molte convergono sulla posizione dell'inquisitore. Molto rassicurante. Dobbiamo difenderlo, mo ricordo. Sapete che non mi ricordo se la storia durava molto poco. Settore 449, manca il 100% del personale. Risolvere. 100% del personale. Bellissimo. Quanto manca il 100% del personale, quindi risolvete il più presto possibile, quindi reclutate. Già. Si vede. Andiamo. Non mi ricordo se il sergente mo morisse, lo sai? Sì, sto cercando di ricordare un po' la lore. Signori. Qua era le prime volte che iniziavano a introdurre il suono a doppia cassa. Come tutti gli sposti, si sente l'audio diverso. Fighissimo. Leandros, puoi contattare le nostre truppe con questo pannello?
Non direttamente, ma posso potenziare il raggio Vox. Bene. Sì, così possono... Accesso autorizzato. Dare su. Capitolo ultramarino. Qui, capitano. Ultramarine, qui è il capitano Titus. Mi ricevete? Capitano, qui è il sergente Midas. Squadra Solinus a terra, ci spostiamo verso l'obiettivo. Nuovi ordini, Midas. Siamo al Manufactorum Ajakis e abbiamo localizzato il titano Invictus. Ho bisogno che Solinus protegga l'Invictus mentre mi occupo di un allarme prioritario. Arriviamo, capitano. Midas, chiudo. Ottimo. Questo è quando vi ho detto dei corvi sanguinari. Ora vedrete poi, Perché verranno loro a darci supporto. Parentesi. Adoro più loro come armatura, corazze e il resto appresso piuttosto che questi qua. Sì, perché se vedete, guardate i loro caratteristiche. Vedete, per esempio, anche lui. Lui è uno special. Vedete, tiene una cosa alata di lato. Solitamente quelli che non sono forse elite. Vedete, lui tiene il falco, vedete, tiene queste gradazioni sciarpe, guarda, pure un braccio meccanico, solo ora me l'ero scordato che aveva un braccio meccanico lui. Cioè, in pratica, se ci fate caso, sono troppo esteticamente fatti da Dio, e invece il Galactic Marine Standard ha, a parte così l'armatura, ma toglietevi tutti i dettagli dei teschi, toglietegli qualche altro piccolo dettaglio come questo coso qui davanti. Ecco, mo c'è questo stemma del teschio grosso a lato. Vabbè, questo è un ufficiale, quindi è più corazzato, per carità, però. Però per dire, quello è un soldato non semplice, è un soldato speciale lui, eh. Vedete che sotto le gambe sono molto già più, ecco, standard. Lui è più standard come soldato, eh. Però ha qualche dettaglio di rifinitura in più. Però se dobbiamo essere onesti, poi vedrete i corvi sanguinari. Da non confondere che ci sono anche altri che si somigliano di colore, che sono proprio rossi. Ma quella è un'altra categoria ancora. Vi farò vedere un giorno tutti i trailer di Dawn of War. Molto belli. Tutti, dal primo all'ultimo. Con e senza espansione, tutto il resto appresso. I condotti, gli orchi sono dei condotti, ragazzi. Idioti. È appena caduto giù. È ora di morire, umano. Vabbè. Sì, scusa che sono tanto concentrato a capire che devo fare. Avevo fatto bene involontariamente. Sono sicuro che ne esce uno qua, guarda. Ho risbloccato un achievement con tutto ciò. Vabbè, andiamo. E poi gli orchi, se non sbaglio, non voglio dire una cazzata con lo spoiler, può essere uno spoiler effettivamente, ma se non sbaglio fu proprio il nostro caro amicone qui presente a chiamare gli orchi, a mandare una missione per dare questo disagio. Non lo so, sta sensazione. Non me lo ricordo più, signori. Guardate, uno dei nostri veicoli. Se non sbaglio.
è una piattaforma normale, ok, come non detto. Mi sembrava uno sto veicolo dal visto in un'altra prospettiva. Ah, ok, sta arrivando, ok. Inquisitore Ordo Xenos. Ripetere autorizzazione. Drogan, preparare il rilascio immediato della sorgente energetica. Un momento. Più in fretta. Ignorare i protocolli di sicurezza e... scandire le parole. Ripetere autorizzazione. Inquisitore Drogan. Sono io, Drogan. Chi mi cerca? Capitano Titus, degli Ultramarine. Ti è giunta la richiesta di aiuto, ma sembra sia sopravvissuto all'attacco. Sono sia un soldato che uno scienziato, capitano. In che condizioni è il dispositivo sperimentale? La sorgente energetica. Alimenta l'intero manufactorum dalla sala del generatore. Quindi è una fonte energetica, non un'arma. È un dispositivo complesso e piuttosto instabile. Se gli orchi lo trovassero, lo farebbero a pezzi. La sua esplosione sarebbe abbastanza potente da annientare il pianeta. Quindi va portato al sicuro. E per questo, capitano, mi serve il vostro aiuto. Da questa parte. Tutti ste cora. Sei ferito, Inquisitore Drogan. Essendo psionico, le mie abilità psichiche rallentano il sanguinamento. Molto bene. Figo. Bello. Rilevate forme di vita xeno. Sexen. Eccolo là. Space Marine, puoi rubare i miei titani? Il mio mattino. Ti sfiderò le budella dalla gola. L'orco in persona. Piantero la tua testa sopra un palo, Space Marine. Lui non lo possiamo sconfiggere, però vedete che lui è un tank, guarda quanto è grosso. Scusatemi che sono andato così concentrato. Ok. Quello è scappato per di là, quel maledetto. Quindi noi andiamo... per di là. Non quanto so più di sangue, poi se ne va pian piano il sangue. Lui sarà un bel nemico da affrontare, un bel gatto da pelare. Già, quell'orco ora ci sta addosso. Dannata creatura! Se non si fosse imbattuta in questo pianeta... Ma lo ha fatto, Drogan. Vabbè, è andato, Drogan... ah, ecco, è ritornato. Ok. Dimmi che mi dai il martello a corpo a corpo, ti prego. Il martello o il jetpack? Space Marine identificato. Accesso completo. Oh, finalmente. Ma do, cosa mi dai? Bellissimo. Ok, fucile forever. Dobbiamo raggiungere l'ascensore. Però tu mi hai dato, ragazzi, mi ha dato la pistola al plasma. Sapete che si è pistola al plasma? Arma infinita ed è potentissima.
È bello perché ti stai dando tutto l'equipaggiamento, perché ti sta dando i premi quando vai avanti col gioco. Tecnicamente siamo già molto OP, eh. Vabbè, uno direbbe, vabbè, ma tu hai fatto pure il livello facile, non c'entra niente il livello facile in questo caso, perché il gioco base fa così. Ecco, noi dobbiamo salire per di qua tanto. Eccolo là. Devo far fuori a questo. Ecco un ragazzo grosso grosso. LOL! Bellissimo! Non gli ho fatto male, di più! Che figata! Vabbè, voi siete pure rincoglioniti, però. Quel tizio è pericoloso, dobbiamo. Aspetta, non si può andare per di là, no? Signori? Uno. Signori, due. Bene. Parliamone. Avete qualcosa da dire prima di boh, fare cose? È bellissimo sto gioco. Ripeto, lo sto portando solo perché, essendo che devo portare il secondo capitolo anche, voglio seguire la In lore. profondità si spinge questa struttura. Il manufactorum? Molto in profondità. La sala del generatore è in realtà sospesa sopra un condotto da reazione. Sospesa? Sì. In caso di eccessivo sovraccarico, l'intera sala può essere fatta sprofondare negli abissi. Assicurante. Allora, dicevo, il Ah, gioco. sì. Ci siamo. Già. Questo posto è più freddo di un lupo siderale. Sì, un effetto collaterale del funzionamento del dispositivo. Ok, dicevo. Sì, salvataggio. Allora, io credo che la stopperei qui, insieme ai nostri quattro compagni. Ok. Beh, abbiamo salvato tecnicamente. Allora, io la stopperei qui la registrazione, tanto di cappello. Allora, io ripeto, questo gioco io lo sto portando solo perché ci sarà il secondo capitolo e voglio seguire la lore come si deve, perché mi dà fastidio che magari uno dice porta il secondo capitolo, ma non si gioca più al primo dopo tanto tempo. Io già ce l'avevo e lo volevo portare. Se guardate infatti nella playlist, guardate che il primo video è del 2018, che mi finì con un crash della Madonna e lo feci giusto per quel video, la tristezza. Infatti credo che notate la differenza anche grafica e visiva, credo, no? Bene, qui dal 38 passo e chiudo. Bella raga.